Zuzul amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo insieme a Vita da Sims 2.0. C'eravamo lasciati l'ultima volta con Eleanor che aveva trovato questo cane, Maxi, che era malato. Io che non ce la faccio proprio a vederlo stare male senza poter fare niente, l'ho praticamente aggiunto alla famiglia. In realtà era di un'altra famiglia, lei lo abbiamo rubato, ma facciamo finta che lei, facendo la veterinaria, ha scoperto che il cane non veniva trattato in maniera adeguata. E allora ha deciso di portarlo via con sé per poterlo trattare come lui merita di essere trattato e poterlo quindi anche curare. Reina, non essere gelosa, cucciolina, sei sempre la nostra regina. E ora dovrebbe stare bene. Eleanor è diventata amica di Maxi. Oh, cucciola, lodala e chiediamogli che problema c'è. Mi sa che lei è anche un po' vecchina, non credo sia troppo giovane. Vediamo. Adulta, femmina, ancora adulta però. È fedele, aggressiva e attiva. Tu fammi un favore, già che sei qui a non fare niente, mio caro e dolce Kieran, fai un bagno a Reina. Mentre lei stringe amicizia. Probabilmente ha anche fame, quindi magari diamogli da mangiare. No, ho sbagliato. Lei. Certo, no. Volevo prendere un gatto io a questo giro, ma... Però ora non posso prendere anche il gatto, veramente ho due cani. Oddio. Stiamo per diventare una fattoria? È un randagio, no? Dai, ha fame. Cucciolo. Presentazione amichevole, vieni. Dai, presentati. Dove vai tu? Aspetta, mi fai una cortesia. Riempi e chiama Maxi. C'è anche lui, no ragazzi, era qui veramente. Venere e Paco. Magari Maxi potrebbe regalare il cane Maxi a suo fratello. Diamolo un dolcetto al micino. Accarezziamolo. Offri amicizia. Lodiamolo. Qui dobbiamo anche ripulire i piatti, poi Eleanor. Vai Maxi, vai a mangiare, cucciola. Però non lo so perché mi piace, ormai l'ha trovata lei e mi piaceva l'idea che restasse con lei. Non che stia male con Kieran. Parla con. Imparala a conoscere. Ora anche Venere, se no veramente ragazzi diventiamo matti. Perché tanto lei lo so, lo vedo. Amore. No. Lodala. Adotta. Adottiamola, dai. Adottiamolo, anzi. Sembra un leoncino, ragazzi, guardatelo, è meraviglioso. Ha il musino un pochino stretto. Sì, voglio adottarlo perché mi ha fatto tenerezza. Quindi Paco... Lascia. Vabbè, gli lasciamolo. Amore, lei sì, lei è proprio ce l'ha nel DNA di essere la salvatrice degli animali. E Kieran si sta chiedendo: amore, ma non stai esagerando con tutti questi animali? Tra poco usciremo noi di casa. Cioè, lei nel suo sogno
sicuramente a avere una fattoria. No, 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 tesoro, non mangiare. Allora, sono le 6. Lei adesso, stasera loro due hanno un appuntamento, quindi lei adesso va a farsi una bella doccia. Fai una doccia calda e sensuale. Ti dai una, ti potresti anche no truccare, no, perché non ho per truccarti, quindi ti dai una sistemata. Tu nel frattempo, cosa ha lei? Vai a fare amicizia con Maxi, cerca di capire che problema ha. E poi fai una cosa, quando hai capito, riempi e chiama Paco a mangiare, così hanno mangiato tutti. Tu smettila di mangiare per cortesia. No, Venere, ti scongiuro, non posso prendere anche te. Non posso prendere anche te, cioè. Sul. Che problema? C'è paura, non si sa di cosa. Questa cosa dell'aver paura è terrificante. Vai, Paco, piccolo. Kiran ti ha dato da mangiare. Cosa ha detto? Ah, è diventato amico di Paco, perfetto. Ci fa molto piacere. Elinor è a farsi la doccia? Sì. Lui fondamentalmente è pronto, però riempi la ciotola. Ah, dobbiamo comprare le cosine per Paco, giusto? Ok, e lei si è ricambiata. Comunque lui l'ha portata a cena nel ristorante in centro. Ricambiati per cortesia. Allora, chiediamo un tavolo, quindi andiamo a chiedere questo tavolo. Non so se però lo deve fare lei. No, a parte non c'è scritto da andare all'appuntamento, non che per forza deve farlo lei. Quindi chiediamo il tavolo. Anzi, vediamo se lo vogliamo scegliere noi. Quello è carino, so c'è qualcosa. No, c'è una camera. Ok. Ah, quindi sembra tipo un albergo. Carino. Il tavolo è stato chiesto da altri avventori, chiediamo questo. Che mi sembra il più carino di tutti. Tu cos'hai? Devi andare in bagno, vacci subito allora. Ok, lui l'ha voluto portare a cena fuori perché ha intenzione di chiedergli di fare coppia fissa a fine serata. Dopo la deve, dopo andranno anche alla discoteca dove lei comunque, dove lui, volevo dire, ha un lavoro da fare, per cui vabbè, lei lo accompagnerà. Ci accompagna a questo tavolo, signore? Grazie mille. Allora, odio sta cosa dei Sim che diventino giocosi, giuro. Ordiniamo per il tavolo, tanto lei magari almeno l'ha già vista e gliel'ha lasciato detto. Oppure gli ha detto scegli tu per me che mi fido. Allora un bicchiere di vino per entrambi. Poi lui si può prendere una zuppa e frutti di mare. Anche se mi sembra essere per lo più roba da colazione questa. E lei, cavolo, sformato di pesce, dai. Sì, questo è più adatto per la colazione, buona sapersi, ci verremo a pranzo a fare un brunch, qualcosa di simile. Quindi tu ordina, tu quando hai fatto vieni qua, brava, stai scendendo. Perché sei triste qua? Per la puzzola. Chi è che è stato appestato da una puzzola? Vabbè, non lo sapremo mai. Ok, ora che siete qui, però tesori miei, flirtate un attimino. Quindi dai, Ain, dacci dentro. Io, come al solito, faccio tutto prima. Flirta. No, questa cosa delle. Scusate, posso fregare un attimo? Perché voglio che mi vada avanti, più che altro, però mi scoccia farlo. Anche se non è una legacy questa, però. Però, ascolta, sì, facciamolo, perché non mi entrano mai giocosi. Quindi vi sto facendo anche vedere com'è la Commons, l'MC Commons, per chi non la conoscesse, no, ho sbagliato indietro. C'è scambio amore sim, amori positivi, giocoso. Dai, mi sono diventati giocosi.
In realtà no, perché Vale è il flirtante. Molto giocoso. La cosa mi fa quasi paura. Dai, dai, dai. Ok, perfetto. Ora tornatemi pure flirtanti. Battuta di abbordaggio. Deve andare in bagno anche lui, ma che ansia questo bagno. Dai, basta fare lo scemo ora. Mando un bacio. Fai conversazioni profonde, ok. Cerchiamola subito. E dobbiamo farne due, quindi mettiamo un coda subito anche la seconda. Loro stanno chiacchierando, insomma lei comunque è fondamentalmente innamorata, anche se non lo vuole ammettere. Ok, ora basta però, vi prego. Bravi, diventatemi flirtanti. Magari complimenta l'aspetto, dai, Ain. Complimentati per l'aspetto. Sono lente in questo ristorante, o mi sembra a me? No, voglio farle sedere là, ma come minimo mi arriverà il cibo. Facciamo che... Sta arrivando il cibo? Visto una cameriera laggiù. Sì, arriva il cibo, è nostro. Cioè, vedete, loro hanno comunque questa conversazione molto, molto viva. Dove vai? Oh, signore mio, no! È la prima volta che mi muore un sim dalle risate. No, scusate, fermi tutti. Cambiamo umore subito, prima che muoia pure lei. Non ci posso credere, è colpa mia. Cioè, possiamo mette soddisfatta per ora. Basta, molto giocosa, cavolo. No. Ah, assisti, pensavo. Ragazzi, avete appena assistito al peggiore appuntamento del mondo. E lei è flirtante mentre io mi sta morendo, ma stai scherzando? Sì, Elisa Marchetti, c'è il Tristo. E tu due lacrime me ne vuoi versare o... Oddio, l'ho dato io il soddisfatta. No, vabbè, gli metto l'umore triste perché è quello che dovrebbe avere. È colpa mia. Ho fatto un casino io ora con questa cosa. Triste. Ma aspetta, ma lo posso implorare il Tristo? Implora per Ain, ferma, ferma tutto. Ok, uguale, pazienza. Implora per Ain, ti prego, Elinor. Prendi appunti, implora per Ain. Implora per Ain, ti pre smettila di fare quello. Cosa prendi appunti? Ti prego, Tristo, ti prego, Tristo. No, ha ignorato il mio appello. No, ragazzi, ci so... questa cosa è tutta colpa mia. Libera lo spirito nell'aldilà comunque. No, ragazzi, ci sono rimasta malissimo. È colpa mia, ho fatto io morire Ain perché dovevo renderli giocosi sto maledetto appuntamento. Libera lo spirito. Ain, cavolo! E metterlo nell'inventario. Ma porca miseria, ragazze. E ora facciamo una meravigliosa cosa. Meravigliosa, chiaramente, è per dire. Lei. Ok, ragazzi, ci vediamo direttamente nel luogo che ho in mente di visitare. Ed ecco dov'è lei. Al cimitero, il lutto. Facciamo finta che sia 2 giorni dopo ed è appena passato il funerale. E lei viene qua a
a depositare la tomba di Kiran. E per farlo, ragazzi, dobbiamo eliminarne una. Eliminiamo questa, la mettiamo qui. Cioè, no, vi giuro, ci sono rimasta male. Aveva appena finito di dire che lei si stava innamorando, incide l'epitaffio. Vorrei che fosse qui ogni giorno della mia vita. Riposa in pace, per sempre tua. Lei non riesce a dormire, è ancora vestita a lutto, come se avesse al funerale. Indossa questi occhialoni neri per non farsi vedere gli occhi, per non far vedere agli altri gli occhi gonfi, gli occhi rossi. Lei è veramente disperata, è come darle torto. Cioè, lei stava per dire sì, voglio essere la tua ragazza, voglio stare con te, ti amo. E lui è morto. Ed è tutta colpa mia, io ho il senso di colpa. Per un secondo ammetto di aver pensato di uscire senza salvare, poi ho detto no, vabbè, non vale. È vero, non è una legacy, non ho la regola che me lo impedisce, però io sono, per questo mi piace comunque seguire una specie di regolamento mio. Cioè che, ma cavolo, ma per farlo diventare giocosa per quel maledetto appuntamento? Sì, voglio procedere, voglio che lo sia, ma non voglio fantasmi. Quello mi dispiace, che una volta va via, non sai più il lutto. E a me sta cosa mi scoccia un attimino. E lei qui, niente, non può fare nient'altro, non può neanche piangere. Sta qui, lo guarda, disperata. Io però in teoria avevo invitato anche il suo fratello, però probabilmente è tardi. Infatti... E nessuno è venuto. Volevo far venire anche la sorella di Ain, cioè Aileen. E lei adesso tornerà a casa sconvolta. Certo, con sta camminata ancheggiante non sembra troppo sconvolta, però... Vabbè, in realtà è molto triste. E anch'io lo sono. Speriamo non ci... E lei è arrivata a casa... Va a letto, solo che piange a fiumi perché fondamentalmente lì ci dormiva, ha dormito con Ain e c'è ancora il suo odore nelle lenzuola, cioè tra le fibre di queste lenzuola c'è incastrato l'odore da Ain e lei per lei è insopportabile e si addormenterà per sfinimento alla fine. No, piccola, mi dispiace, è colpa mia. Allora, insomma, lei ovviamente non riesce neanche a dormire. E allora parla con Reina. Ah, Maxi, l'ho spostata, lei l'ha regalata, l'ha data a Kiran che voleva un cane, visto che lei comunque da sola c'è già un cane e anche ha adottato il gatto, e visto che Maxi ha legato da subito con Kiran, ha deciso che Maxi poteva tenerlo Kiran. Tanto è certa che il cane starà benissimo e che Kiran sarà felice con Maxi. Piccola stella, lo so. È colpa mia, mi potrò mai perdonare. Però tesoro, prova a dormire, dai che è tardissimo. Cioè, non abbiamo neanche... Oltretutto neanche... Ah sì, l'appuntamento l'ha preso. Peggiore appuntamento della storia, però me l'ha preso. Oh, magari le luci automatiche. Ci vediamo domani mattina, ragazzi. Però guardatele come dorme. Sta dormendo malissimo, povera cucciola. Cioè, vedete che lei si alza veramente con una... molto tristemente. Cioè, che poi, raga, non me nemmeno... Cioè, veramente, volevo avesse un bimbo, dai, invece... Cioè, lei si alza e cerca di fare quello che deve, ma per il Paco c'è ancora, ok. Consumo un brunch,
Ma lei non ha tanta fame, quindi fatti un pasto veloce e ti prendi solamente dei biscotti a forma di animali e del latte. Dai, tesoro, scendi. Arena sta dormendo, allora non chiamo, vai giù e basta. Ah, ferma, ferma, ferma. Fai una ramanzina sui graffi. Subito, prima di andare giù, vieni qua, torna indietro. No, Paco, non si danno i graffi. No, Paco, no. Sì, dopo giochiamo con la bacchetta felina. Però adesso falla mangiare e dopo ti faccio giocare, promesso. Fai un pasto veloce, biscotti a forma di animale. Fai un pasto veloce, latte. Ce la facciamo? No, ok, dai, sta miagolando come un disperato. Vai a mangiare che hai tantissima fame. Cioè, no, ma guardatela. Piccolo, è tutta colpa mia, io non ci posso ancora credere. E c'è anche l'ultimo pasto che ha fatto Kira. Tristezza infinita. Cioè, no, raga, boh. Mi dispiace, oddio, che schifo, via. Troppo disco io, mi sembra il minimo, visto che ti ho ucciso il compagno. Mi sembra veramente il minimo. No, ma guardatela con che faccino. Povero amore mio. Mi dispiace. È tutta colpa mia, lo so. Lei si sente in colpa perché non gli ha dimostrato che aveva cominciato a fidarsi di lui, che non ha fatto un tempo a dirgli ti amo. Quindi lei è depressa proprio. Cioè, lei è depressissima. E fondamentalmente rifiusa tutte le cose che i suoi amici cercano di fare, che è suo fratello, tutti provano a dirle dai, esci, dai, vediamoci, però lei non ha voglia di vedere nessuno ora. In fondo è poco ancora che Kieran se n'è andato e per lei è troppo presto uscire, vedere persone. Lei al momento vuole stare solo sola e non vuole vedere nessun altro. Diciamo che sta diventando molto indolente, no? Si occupa ovviamente dei suoi animaletti perché li ama alla follia, certamente non può far ricadere su di loro la sua tristezza, ecco, non trattandoli meglio che degnamente. Però è molto indolente, poggiargli il bicchiere invece di lavarlo. Sì, il gatto ti sta rubando il cibo. Ragazzi, c'è il cibo per tutti però, eh. E lei quello che va è farsi un bel gelato. Kiran. Vedi, Kiran le sta dicendo, dai, andiamo a pranzo qui così ne possiamo parlare. Però lei rifiuta, dice no, guarda, ti ringrazio, ma io non me la sento. Ho bisogno di stare a casa, ho bisogno di stare da sola a leccarmi le ferite, in solitudine. Che lei ha sempre avuto questo carattere comunque un pochino riservato nel dolore, no? Non le piace a lei farsi vedere debole dagli altri, non... e soprattutto si sente più a suo agio nella solitudine piuttosto che in compagnia quando affronta un problema così. Però lei ora ha voglia di questo, casa e film, e spegniamo tutte le luci. Il buio, lei ha bisogno di buio, solitudine e pace. E soprattutto gelato al cioccolato, dolce e un po' salato. Chi è? Kiran. Vedete, Kiran ci prova, sì, proprio al matrimonio, a quello dei matrimoni, ci vuole incontrare a quello dei matrimoni. Sembra quasi che anche Reina la voglia consolare, la voglia dire, Elinor, reagisci. Grazie.
Cioè, poverino, è tristissimo. Cioè, sta veramente male. No, ragazzi, scusate. Ma la vedete? Tesoro. E il cioccolato è l'antidepressivo naturale. Ah, sì. Fai volontariato con la famiglia, abbraccia qualcuno, paga le bollette quando hai fatto e magari la manda effettivamente a fare volontariato. Lei vuole inviare un SMS triste, lo invia a Ermia. E poi la mandiamo a fare volontariato. E va a fare volontariato per pulire la spiaggia. Anche Ermia ci invita a casa sua, ma lei le sta dicendo no, ti ringrazio, vado a fare volontariato adesso, ci vedremo un'altra volta. Ok, lei è tornata a casa, l'hanno chiamata nel frattempo Ermi e Kiran di nuovo per invitarla fuori. Uno al bar, Kiran al bar, Ermi a cena. Ma lei si è rifiutata. Ok, si è deciso. E già che è arrivata a casa si decide pure a ripulire. Perché ha lasciato la casa che è un disastro totale. Vi ricordate, in un vecchio dei Sims c'era la morte per mosche, se c'erano troppi piatti sporchi si facevano le mosche e praticamente il Sim moriva divorato dalle mosche, era fantastico. Cioè, insomma, non troppo, però era buffissima come morte. Non credo ci sia più. Chiedi che problema c'è e accarezzalo, poi ridiamo da mangiare a tutte e due. Riempi e chiama Reina. E poi qui chiama per mangiare Paco, che comunque tanto lui non mangia tutto. E vuoi piangere a fiumi? Allora andiamo a piangere a fiumi. Lì c'è ancora la cabina del mixaggio di Ain. Forza Paco, vai a mangiare. Bene. Questo? Vabbè, te lo butterò io. Bene. Vuole anche chiamare la linea diretta della tristezza. Andiamo un po' più veloce in questa valle di lacrime. Ce l'avevo sistemata ed è sola di nuovo per colpa mia, ma poi non anche sola perché si è lasciata, no, sola perché gli hanno fatto morire. No, non, lo so, l'ho benedetto 20.000 volte, ma vi giuro, è incredibile, è colpa mia. E a quando ho usato l'MC Commander per cambiarli l'umore, cioè ho fatto fare un po' troppe azioni buffe, dannazione. Vi giuro, non mi era mai morto. Lei prova a chiamare una linea, tipo quei numeri verdi, che ne so, aiuto donne, assistenza lutti, non lo so, qualcosa del genere, uno psicologo comunque che offre i suoi servizi. Povera Stella. Una volta che hai chiamato la linea della tristezza, però vai a dormire che è tardi. Ha chiamato la linea della tristezza? Ah, chiama qualcuno. È Luna, non direi che non è il caso. È diventata felice, si vede che parlare con lo psicologo l'ha aiutata. E io direi che su questa puntata chiudiamo, ci vediamo la prossima volta, andremo a vedere anche come se la cava Kieran con la piccola Keira e la compagna Rabia.
E poi torneremo anche ovviamente da Elinor e vedremo di risollevare un po' le sue sorti. Spero che questo episodio, nonostante l'imprevisto funesto che è avvenuto, vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like e un commento. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale. E noi ci vediamo la prossima volta. Sup, sup.